candida ad osservare. Giovanna Marchi, lietissima. Una coperta o due? Due, ma che siano intonate. Cuscini? Sì. Quanti? Uno. Pigiama? Io di solito dormo senza. Splendido. E normalmente, ma viste le circostanze, potrei anche avere freddino. Freddino? Ma che lato, sinistro o destro? Centro, è uguale. Ah, io preferisco il sinistro. Ah, vabbè, se lei è abituata al lato sinistro... Non i pantaloni? Come? Di solito si tolgono. Ma non ero... Voglio dire, non posso togliermi così di punto in bianco. Non mi ricordo neanche che puntate ho messo stamattina. Ma poco male, tanto toglieremo anche quelle. E se avessi i calzini bucati? Ma insomma, io le piaccio o no? Sì, ma... Voglio dire, non è che dopo se ne pentirà. Per niente, e lei è pronto? Prontissimo. Ok, su, da bravo, a letto. Ah, signora... Che cosa? Silvia. Credo sia uscita. Sì, ma può tornare, non vogliamo mica essere disturbati. Insomma, ci stai o no? Sì, ma lascio giusto due righe scritte sulla porta d'ingresso, nel caso Silvia dovesse tornare prima. Ok, io vado a prendere una camicia da notte. Sexy. Tesoro, troviamoci direttamente nella stanza degli ospiti. Ti raggiungo appena posso. Scusami, Silvia. Ma al giorno d'oggi bisogna proprio sacrificarsi per mantenere il proprio posto di lavoro.